Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Sta iniziando il Natale, davvero. È la vigilia e io sono super esaltata, sono felicissima. Abbiamo già iniziato a fare aperitivo io e mia sorella. Mio papà è uscito, è andato in giro a trovare un po' di amici. Intanto qui, come dicevo, c'è l'aperitivo in tavola e la cena che si sta preparando. Per cena non spaventatevi, mi raccomando. Abbiamo farinata e patate al forno. Guarda che c'è anche la sorella! In questo video ci sarà una testimonianza importante perché tra poco, cioè dopo cena, cominceremo a preparare il cibo per domani e succederà una cosa che non succede da parecchio tempo. Io tornerò in cucina. Wow, vedremo come andrà perché i compiti non sono molto difficili. Devo preparare le torte salate e tra l'altro non vi ho detto. Allora, per Natale andremo io, la sorella e il papà, andremo da una zia insieme a tutti gli altri cugini, i soliti della montagna. E quindi noi siamo incaricate degli antipasti. E appunto abbiamo deciso di preparare due torte salate, una gluten free e veg per me e poi per chi la vorrà mangiare, e poi una con glutine e con carne per tutti gli altri. E poi vabbè, faremo dei paninetti che abbiamo lì e le tortilla, un po' di salsine, un po' di cosine buone. E insomma, ci siamo divisi i compiti e faremo questo Natale tutti insieme. E sono troppo felice. Adesso mi do da fare perché dobbiamo infornare anche la farinata. E nulla, ci vediamo tra un istante con magari la cena o i preparativi, non lo so. Vediamo un po' come va. E con la panza piena e abbastanza alcol sulla coscienza per spingermi verso la cucina, mi sta uscendo il mio lato moldavo. Mi sta uscendo tutto l'accento. Sono un po' stanca, lo ammetto. Comunque, praticamente è successo che quest'anno ho perso proprio, non solo la voglia, ma proprio mi viene una sorta di rifiuto per la cucina e per cucinare, preparare qualcosa da mangiare, che non sia un'insalata. Infatti finisco quasi sempre per mangiare quello. Ma visto che adesso abbiamo un'occasione speciale, mi voglio impegnare. E quindi sto cercando di creare un'atmosfera proprio piacevole per obbligarmi a cucinare. Devo tirare fuori tutti gli ingredienti e cominciare a preparare il tutto. Devo tra l'altro rileggermi anche la ricetta perché non mi ricordo minimamente cosa si deve fare, quali sono i passaggi. Comunque vi faccio vedere gli ingredienti. Abbiamo la sfoglia gluten free, il radicchio, i funghi già tagliati perché non ci possiamo sforzare troppo. Poi ci vuole la ricotta. So che ci vogliono anche delle uova, forse uno. E poi anche il latte, abbiamo anche il Zimil da qualche parte. E direi che è tutto. Intanto devo dare una rassettata qui perché la situazione è un po' imbarazzante. Direi che è quasi impossibile cucinare in questa situazione qui. Che bello l'alberello. E anche qui però. Adesso, in un attimo, in questo sono abbastanza pro. Aggiornamento su come sta andando. Allora, ho incominciato a preparare gli ingredienti, ho affettato, anzi tagliato a rondelle, il porro, perché mi ero dimenticata che ci voleva anche il porro. E adesso lo sto facendo stufare a fiamma molto molto dolce. E poi ho tagliato a fettine sottilissime anche il radicchio. E poi qui ho preparato i funghi. E devo poi riguardare la ricetta perché non so cosa bisogna fare a seguire. Ma direi che lo scopriamo insieme. Adesso ho una macchina fotografica e quindi posso anche evitare di fermare il video, posso guardare il cellulare mentre parlo con voi. Questa è una cosa
È una svolta epocale, ragazzi, cioè sono troppo felice. Allora, poi bisogna buttare dentro i funghi, il radicchio e far cucinare per circa 10 minuti. Sale, pepe, va bene. Ok, quindi, ecco, bisogna far saltare tutta la verdura insieme. Lo sto facendo bruciare nel mentre. E poi la lascio raffreddare e a parte si mescola un po' di ricotta con l'uovo intero, noce moscata, erba cipollina che non useremo, formaggio grattugiato e latte. Quindi tutta la ricotta, l'uovo, ottimo direi, il latte quanto ce ne vuole? 60 grammi. Questa è una ricetta da giallo zafferano, ovviamente, come avete potuto immaginare anche voi, e vedremo come va. Intanto io qui sto facendo tipo tutto pesato al grammo e sto usando il timer per prendere esattamente il tempo, perché anche così vi dico la verità. Ehi Google, stop. Anche così. Ehi Google, stop! Indisciplinato stasera. Si è ribellato perché parli troppo piano. Ok, questo è esattamente quello che vi dicevo. Sono capace anche a bruciare le cose, prendendo anche il tempo, quindi non male, direi. A tra poco perché sennò rischio di fare solo danni. La verdura è pronta, i funghi e il radicchio sono qui, già si stanno raffreddando per dopo. Nel mentre sto preparando però la ricotta. Ricordo che ci vogliono 350 g di ricotta, un uovo intero, 100 g di grana padano. Io ho comprato questo e non me ne sono accorta che erano solo 60 g, quindi aggiungerò un po' di gran mix per farli diventare 100 g. Bisogna far amalgamare tutto insieme, aggiustare di un po' di sale e pepe e poi quando la verdura sarà fredda bisognerà unire il tutto insieme. Non dimentichiamoci del latte. Ci vogliono 60 ml di latte. Facciamo vedere come facciamo amalgamare la ricotta con l'uovo. Questa ciotola era sporca perché c'era dentro il radicchio tagliato. Il radicchio era pulito, ovviamente. Non sto usando ciotole sporche per cucinare. Ok, aggiungiamo il grattugiato a pioggia, mi raccomando. Sarà super formaggioso. Peccato che mi sono dimenticata di comprare il timo e quindi non sarà proprio perfetta come dice la ricetta di giallo zafferano, però sarà buona lo stesso perché già tutto l'impegno che ci sto mettendo farà il suo. Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe ed è fatta. Questa è la verdura, bisogna aspettare che si raffreddi e poi uniremo il tutto insieme e metteremo la torta nel forno. Nel mentre però ci possiamo dedicare a preparare anche l'altra torta salata. Sarà una torta prosciutto, scamorza, uova e formaggio. Abbiamo le uova intanto che vanno mescolate con il latte e poi va aggiunto il prosciutto e la scamorza, in questo caso 200 g di prosciutto e 200 di scamorza e poi un paio di cucchiai di grattugiato e 3 uova. Facile facile. Mentre gli ingredienti della mia torta si raffreddano, possiamo intanto preparare l'altra torta che sarà pronta nel momento di infornare l'altra. Che tempismo perfetto.
Non so perché continuo ad ostinarmi a stare con sul maglione perché sto morendo di caldo, però adesso lo togliamo. La torta salata numero 2, quella col prosciutto, è pronta e quella veg è pronta per essere infornata. Guardate che meraviglia! Non vedo l'ora che sia domani per assaggiarla. Nel frattempo si è fatta mezzanotte, ma la mia torta salata è pronta! Guardatela qui. Perfetta! Rimane solo assaggiarla domani e dirvi com'è. Ho qualche sospetto che questa sia venuta un po' meglio della mia. Forse questa è un po' troppo liquidina e non so perché, anche perché ho seguito alla lettera tutti i passaggi. Ma probabilmente si deve solo raffreddare e poi sarà perfetta. Ora però vado a dormire e a rilassarmi perché domani sarà una giornata un po' lunga e anche se ho piacere di andare a stare con i miei cugini, queste cose mi fanno stancare e quindi mi devo preparare per essere pronta ad affrontare la giornata. Sento che fuori hanno iniziato a lanciare i fuochi. Poverini i cani. E gli animali in generale, non è una bella cosa per loro. Buonanotte. Domani arriva anche Babbo Natale. Yeah! È ormai la mattina dopo, oggi è Natale, quindi buon Natale a tutti. Il Natale sarà già passato a questo punto, però vabbè, vale lo stesso. La nostra sacca è pronta, noi pure, e andiamo a festeggiare. Questo è l'outfit. Sì, non quelle ciabatte, però sì, questo. Mamma mia, che gnocca! Olli, mi fai anche il mio outfit of the Christmas Day? Con l'albero spento, eccomi! Buongiorno e ben ritrovati, che bello tornare qui. Il Natale è già passato, purtroppo a me piace un sacco il Natale e mi spiace sempre quando finisce così in fretta, ma devo dire che ce lo siamo goduti questo Natale. È stato bello festeggiarlo insieme ai miei cugini, ci siamo proprio rilassati, abbiamo mangiato, abbiamo guardato i film, è stato veramente bellissimo. Oggi è ormai il 27, fuori c'è un sole splendido. Bellissimo, e visto che il clima si presenta così oggi, ne voglio approfittare e sto uscendo per andare a fare una passeggiata al lago perché sono mesi che lo voglio fare, ma non ci sono mai andata perché non avevo tempo. Oggi avrei altre cose da fare, ma perché non approfittare di questo sole bellissimo per andare semplicemente a fare una passeggiata? Ne ho davvero bisogno. Ho preparato il mio zainetto con tutto il necessaire, quindi borsina per la macchina fotografica, acqua e poi mi porto uno dei miei regali di Natale. Comunque faremo un unboxing dopo di tutti i regali, vi faccio vedere tutto quello che ho ricevuto, ma intanto vi voglio far vedere questo perché è il regalo che ho adorato di più tra tutti. Mia cugina mi ha regalato il libro di Joe Evan, passa a sorprendermi e inutile nascondere che mi sono commossa tantissimo. Le frasi di Joe Evan, le poesie, le sue canzoni colpiscono proprio dritto nel mio cuore e ricevere il suo libro è stato veramente bellissimo, per cui me lo porto contando di trovare una panchina dove sedermi e leggere sotto questi raggi bellissimi. Usciamo e andiamo a farci un giro al lago insieme.
Troppo rilassante stare qui a Lecco. Il lago mi piace un sacco, cioè in generale venire qui per fare una passeggiata è sempre bellissimo. E poi oggi con questa giornata di sole, cioè si sta proprio da Dio. Ho fatto un'oretta di lettura sulla panchina e mi sono proprio fatta coccolare dal sole e adesso sto facendo una passeggiata, sto ammirando i cigni. E poi si ritornerà verso casa. Però oggi c'è veramente una luce pazzesca. Guardate qua che meraviglia. Il mio giro è finito. Ha incominciato a fare molto molto freddo e sono troppo grata a me stessa del passato di aver portato il cappellino, perché sarei congelata, perché ho parcheggiato la macchina in un posto un pochino lontano perché non volevo andare troppo in centro dove adesso stanno tutti tornando via e c'è una fila infinita, per cui è stata una scelta un po' strategica, a parte il fatto di non voler pagare un parcheggio quando ce ne sono di gratuiti. Il mio giro è stato super super bello, era proprio quello di cui avevo bisogno. Mi sento proprio in pace con me stessa. Poi le poesie di Jo Evans sono bellissime e lette poi su una panchina in prima fila vista sole è qualcosa di stupendo. Ci rivediamo tra un pochino a casa. Arriviamo finalmente all'unboxing dei regali e di alcune cosine che ho acquistato di recente, per chiudere quindi il video. E ho qui tutte le cosine che ho da farvi vedere. Partirò a caso. La prima che mi è capitata sotto mano è questo quaderno qui, che è davvero bellissimo, con tutte queste margheritine e di legami e spero sia quadratini, perché io preferisco i quaderni a quadratini oppure quelli ai puntini tipo i bullet e non mi... Vabbè, ok, va bene lo stesso, è a righe, ma ce lo faremo andare bene. È molto molto carino, dentro ci sono appunto le righine e su si può scrivere la data e che tempo fa questo giorno in cui sto scrivendo. Insieme a questo quaderno mi sono arrivate due matite, una classica normale però con tutti gli avocado sopra e c'è scritto Let's Avocado. Carinissima secondo me. E poi quest'altra qui, rossa e blu, una giga matita, bellissima tra l'altro, e sono tutte cosine di legami. Poi passiamo invece a cose che ho acquistato io. La prima è la mousse detergente di Aven, questa è davvero buonissima, perfetta per la pelle di tutti i tipi, ma soprattutto quella sensibile e delicata, perché è proprio molto molto gentile sulla pelle. Non secca e non lascia quella sensazione di pelle che tira. Si crea appunto questa mousse che spalmi sul viso e lavi via tutto lo sporco, le impurità e il trucco. Poi abbiamo un'altra cosina che ho acquistato io ed è questa crema di La Roche-Posay,
che è alla vitamina C ed è un trattamento antirughe. Cominciamo ad acquistare trattamenti antirughe. Questo appunto serve per la perdita di compattezza e luminosità, pelle da normale mista. Questa l'ho presa da utilizzare come crema notte per appunto far rigenerare la pelle durante la notte. Vi dirò come mi trovo, anche perché non l'ho mai utilizzata, non l'ho mai provata, per cui direi che ci aggiorniamo tra un mesetto su questa crema qui. Abbiamo poi altre cosine che vi voglio far vedere e passiamo di nuovo a regali. Allora, abbiamo una giga candela di IKEA. È una candela ai frutti di bosco ed è buonissima e il colore è stupendo. Non so se avete notato, ma ultimamente vado per il colore e lo sto proprio amando e lo sto includendo di più nella mia vita, quindi questa candela è perfetta. In questa casa se ne consumano parecchie e quindi è un regalo super gradito. Poi abbiamo una confezione di miele, questo l'ho ricevuto insieme alla candela, è un miele bio di mille fiori ed è un miele lario, Organic Honey from Commons Beekeepers, quindi dai coltivatori di miele, non so come si chiamano le persone che producono il miele, boh, li chiameremo i produttori di miele del lago di Como. Questo adesso lo assaggeremo e vedremo quanto è buono, ma sicuramente è buonissimo. Poi, sante le zie, sante le zie, perché una delle mie zie mi ha regalato un buono spesa Esselunga e questo, zia, è super apprezzato perché la spesa costa una fucilata in questo momento. Poi abbiamo altre due cosine e qui ovviamente si sono sbizzarriti su quelle che sono le mie passioni e abbiamo un adattatore da USB a USB-C e poi quello che a me serve sempre è uno SanDisk, quindi un hard disk portatile super resistente, super veloce, sono 520 megabyte per secondo. Chi è del mestiere sa che questa è proprio una meraviglia e questo era proprio necessario in questo momento perché ne ho già un altro identico a questo, però da 500 giga e l'ho già riempito. E purtroppo, per fortuna, chi crea contenuti ha bisogno di tanta memoria perché creando contenuti, appunto, la memoria viene utilizzata proprio industrialmente e in questo momento ne avevo proprio bisogno per archiviare tutti i miei file. E adesso passiamo alla chicca di questo Natale. E qui abbiamo di nuovo qualche cosa che questa persona, Marcella, devo tradirla qui, ha regalato a me in base a quello che sto trasmettendo ultimamente. E mi ha regalato questo vestitino fucsia. Bellissimo. È proprio tutto in vellutino su una spalla, quindi va giù in questo modo. È aderente sul corpo, però dà volume sulla parte sopra e quindi rende il mio fisico super equilibrato. Lo proveremo insieme in un prossimo video perché questo ho paura che sia diventato un po' troppo lungo. Comunque è bellissimo, questo arriva da Primark e si adatta perfettamente al corpo, proprio come un guanto, aderisce al fisico e lo valorizza nei punti giusti e poi è anche comodo. Abbiamo finito con tutti i regali. Questo è stato il mio Natale, è stato un Natale pieno di famiglia, di pace. Non mi sono sentita mancare dal tavolo giusto, ero proprio con le persone con cui volevo essere.
e non mi sono proprio sentita di perdermi qualche altra cosa, ero proprio dove dovevo essere in quel momento lì ed è stato veramente bellissimo. È stato bello festeggiare con i miei cugini, con mio papà, mia sorella, guardare insieme i film nel pomeriggio, mangiare insieme, festeggiare, proprio fare le solite cose che facciamo quando ci vediamo, perché è sempre bello passare del tempo con le persone a cui si vuole veramente bene. E spero che anche voi abbiate passato un buon Natale e che vi siate proprio goduti la vostra famiglia o le persone con cui avete scelto di festeggiare. Perché questo alla fine è quello che conta, essere dove si vuole essere. Siccome questo è l'ultimo video che pubblico quest'anno, ci tenevo a ringraziarvi di essere qui, di darmi supporto ogni giorno e di aver chiuso insieme a me un altro anno. E spero di rivedervi qui anche l'anno prossimo, ovviamente. Quello che vorrei dirvi prima di chiudere è il mood con cui vorrei incontrare questo nuovo anno. E rispetto agli anni passati non farò liste di buoni propositi, non farò liste di obiettivi, traguardi da superare, anche perché negli ultimi anni ne ho fatte di liste, qualche cosa l'ho realizzata, qualche cosa invece no. E questo 2022 mi ha insegnato una cosa importante, una che spicca tra tutte quelle che mi ha insegnato, e cioè il fatto di lasciarsi sorprendere. Lasciarsi sorprendere dalle cose non organizzate, non programmate, anche perché tu puoi fare tutti i piani che vuoi, ma la vita prenderà il suo corso. E se devo ripensare a tutto questo 2022, ne è passata di acqua veramente tanta, sono successe tante di quelle cose positive e un po' meno, ma mi sento di dire che mi lascia un sapore buono questo 2022, un sapore proprio di voler fare di più, di voler lasciar correre le cose come devono correre e di farmi stupire da questo nuovo anno che sta arrivando. Non mi faccio aspettative, non voglio proprio entrare con nessuna aspettativa, anche perché l'anno scorso ero piena di aspettative e sono state tutte disattese completamente. Tutto questo mi ha mandato in crash, per cui mi sono dovuta proprio ricostruire e cambiare tutti i standard, tutte le visioni e proprio accettare che la vita va come va, e vorrei proprio iniziare il nuovo anno con questo mood di fare qualcosa, di sforzarmi a fare delle cose, di lavorare per migliorarmi e migliorare la mia vita e quella delle persone intorno a me, ma senza manipolare e quindi lasciandomi portare dalla vita dove mi vuole portare. Ci metto intenzione, ma seguo il corso delle cose. Questo è quello con cui vi voglio lasciare in questo 2022 e ritrovarvi nel 2023. Portatevi dietro gli insegnamenti, ma diamoci anche la possibilità di iniziare da una nuova pagina e scrivere una nuova storia. Quello che vi sentite di portarvi dietro, portatevelo dietro. Quello che invece non serve più alla persona che state diventando, abbandonatelo. Lasciamoci indietro tutto quello che non è più necessario. Liberiamoci dal superfluo per lasciare spazio alla novità e alla bellezza delle cose che ci sorprendono e che ci possono rendere meraviglioso ogni giorno. Con questo è tutto. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi, festeggiate bene e alla prossima. Ciao!